Io prima della chiamata urgente dei sindacati palestinesi, che vi ricordo ci è arrivato a noi in Lombardia, alla DL Cobas, grazie a dei rapporti e delle relazioni che avevamo e che abbiamo ancora a Gaza o a quello che rimane di Gaza, voglio dire due cose. Intanto voglio ringraziare tutte le compagne e compagni che hanno lavorato e che stanno lavorando per questo congresso e io propongo di fargli un applauso perché non solo sono quelli che parlano importanti, ma dietro un congresso come questo c'è tanto lavoro. Abbiamo costruito in maniera collettiva e condivisa i documenti, lo statuto e tutto quello che c'è dietro, quindi a chi sta all'entrata, a chi ci dà la parola e via discorrendo, credo che sia abbastanza doveroso. Divideremo questo intervento in due, io e Emilia, per raccontarvi un attimino prima cosa succede in Lombardia, le iniziative di lotta che abbiamo fatto, le cose importanti che stiamo costruendo, crescendo passo dopo passo, come diceva un vecchio nostro amico, però credo che sia importante soprattutto poi aprire e leggere questo comunicato che ci ha smosso tantissimo e credo non solo a noi ma a tutti quello che sta accadendo a Gaza. E la prima cosa di cui vogliamo parlarvi è di un settore che non era assolutamente contemplato o c'era poca, avevamo pochi iscritti, era il settore della scuola. Ecco, quest'anno abbiamo fatto una bellissima battaglia, voglio che Emilia ve la racconti, anche perché ci ha portato molti iscritti, adesso c'è un bellissimo coordinamento della scuola che funziona, ci siamo presi qualche denuncia, ma fa parte del gioco, lo sapete benissimo che quando si fa conflitto ci sono anche queste cose qua. Allora, io spiegherò semplicemente com'è andata la situazione. Abbiamo occupato prima il tetto dell'ufficio scolastico provinciale e poi quello dell'ufficio scolastico regionale. Abbiamo cercato di bloccare le nomine perché siamo stufi che sia un algoritmo a potere, non solo per quanto riguarda i riders, ma ricordo a tutti che banalmente tutto quello di peggiore che viene sperimentato in questo paese viene sperimentato nella scuola. Tant'è che noi, la prima forma d'algoritmo, ci ha mandato chi in Sicilia, chi in Sardegna e via discorrendo. Questo è il succo della nostra lotta che sta portando a dei risultati, a dei riconoscimenti per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori precari della scuola che non avevano ottenuto anche per colpa delle clientele che sono intrinseche in questo paese la supplenza. E stiamo andando avanti sia in questo momento per via legale, ma prossimamente convocheremo sicuramente un'altra mobilitazione. Io volevo semplicemente dire una cosa sulla scuola. Allora, la scuola insieme alla sanità, insieme al diritto all'abitare, un tempo era qualcosa che con fatica ci veniva riconosciuta. Io sono un'insegnante, arrivo da una famiglia proletaria, di operai. Mio padre è morto presto, penso che sia morto a causa del lavoro, a volte mi capita di pensarlo, ma la cosa che più mi dispiace è che io non ho migliorato le condizioni della mia famiglia. Io ho fatto 12 anni di precariato, ma nonostante questo sono riuscita a laurearmi, nonostante questo ho realizzato il sogno di diventare insegnante. L'ho fatto grazie alle borse di studio che oggi non ci sono più. Mi sono anche curata, perché un tempo c'era la sanità che ti permetteva di curarti, oggi in Lombardia, quello che un tempo era il fiore all'occhiello della sanità italiana, se chiedi una visita, se sei fortunato te la danno dopo un anno, perché il grosso viene rivolto ai privati. E lo stesso succede nella scuola. Abbassare il livello della scuola significa abbassare il livello di libertà delle persone. Abbassare il livello della sanità significa far avanzare i privati. E mi stanno chiamando, giustamente. E quindi sulla scuola c'è poco da dire. Avete voglia di mandare i vostri figli all'università? Pensate che i vostri figli abbiano diritto ad avere un futuro? Hanno diritto a
a poter scegliere, perché noi pensiamo che oggi valga la pena lottare anche e soprattutto per questo. Quindi, a partire dalle nostre rivendicazioni sui posti di lavoro, noi dobbiamo capire e guardare quello che succede fuori, perché nel momento in cui conquistiamo un diritto sul posto di lavoro, ma il giorno dopo ci aumentano l'anzianità per andare in pensione, diminuiscono le pensioni, ci tagliano la scuola, ci tagliano la sanità, allora vuol dire che tutte le battaglie che facciamo sono battaglie che vanno vinte, sono battaglie importanti, ma che non servono a cambiare questo mondo, che è un mondo basato sulla disuguaglianza. E ora vorrei passare la parola a Riccardo e niente, e soprattutto ai sindacati non solo di Gaza, ma dei territori, perché noi questa causa non solo l'abbracciamo, ma siamo intenzionati a arrivare in Egitto piuttosto che in Cisgiordania, e a breve vi manderemo tutte le comunicazioni possibili. E niente, il mio invito è quello di continuare a lottare sul posto di lavoro guardando fuori, perché se non si cambia il sistema continueremo ad avere delle piccole vittorie, ma continueremo a vivere in un mondo di merda. Ancora una cosa doverosa da ricordare: la DL Cobas in Lombardia ha una sede occupata, che è la Camera del Non Lavoro. All'interno della Camera del Non Lavoro, prima qualcuno ha fatto un intervento sull'ambiente, c'è Ultima Generazione. 3 giorni fa sono stati arrestati 12 attivisti di Ultima Generazione, alcuni sono attivisti della Camera del Non Lavoro e della DL Cobas. E credo che la notizia che è arrivata oggi di far decadere il reato di attentato al trasporto pubblico e alla sicurezza pubblica ci va bene, però comunque queste compagne e compagni, attivisti e attivisti, sono ancora in carcere e a breve avranno questo processo. Ecco, sono nostre compagne e sono nostri compagni, quindi credo che sulla questione del cambiamento climatico e dell'ambiente siamo in perfetta sintonia con l'intervento che era stato fatto prima. La chiudo qua perché altrimenti poi siamo lunghi e non va bene. Avrei tante cose da raccontarvi, perché la Lombardia è veramente una fucina per quanto riguarda la sperimentazione della repressione e non solo, anche delle modifiche del mondo del lavoro. Vi taglio un pezzettino, parto con questo comunicato che è un po' datato, a noi ci arrivò 2 giorni o 5 giorni, se non vado errato, non dopo il 7 ottobre ma dopo l'attacco israeliano di terra contro Gaza. Israele ha richiesto che 1,1 milioni di palestinesi, 1 milione e 100.000 palestinesi, evacuino la metà nord di Gaza, mentre li sottopone a continui bombardamenti. Questa mossa spietata è parte del piano israeliano, aiutato dal saldo supporto e dall'attività di partecipazione degli Stati Uniti e della maggioranza degli Stati europei, per realizzare un massacro atroce senza precedenti nei confronti di 2 milioni e 300 mila palestinesi a Gaza e per ripulire etnicamente la striscia. Da sabato, quindi parliamo del 15 ottobre, Israele ha intensificato e indiscriminatamente bombardato Gaza, tagliando i trasferimenti di carburante, elettricità, acqua, cibo e rifornimenti medici. Israele ha ucciso più di 2.600 palestinesi, oggi siamo a 16.000. di cui oltre 10.000 civili, radendo al suolo interi quartieri, cancellando famiglie, rendendo più di 10.000 persone, oggi sono molte di più, sono centinaia di migliaia di persone ferite. Alcuni esperti di diritto internazionale hanno iniziato a lanciare l'allarme sugli atti genocidiali israeliani. Altrove il governo di estrema destra di Israele ha distribuito oltre 10.000 fucili ai coloni più radicali, coloni in territori che erano palestinesi dal 1948 e nella West Bank occupata, per facilitare i loro crescenti attacchi e l'eccidio nei confronti dei palestinesi. Le azioni di Israele, i massacri e la sua retorica indicano la sua intenzione di implementare
la e a lungo promessa, la promessa di fare una seconda Nakba, espellendo quanti più palestinesi possibili e creando così un nuovo Medio Oriente nel quale i palestinesi vivano in perpetua sottomissione. La risposta degli stati occidentali è stata di completo e totale supporto per lo Stato di Israele, senza nemmeno un vago accenno al diritto internazionale. Questo ha ampliato l'impunità di cui gode Israele, dandogli carta bianca per condurre la propria guerra genocida senza limiti. Oltre al supporto diplomatico, gli Stati Uniti occidentali stanno fornendo ad Israele armi, permettendo e regolando il funzionamento delle industrie militari israeliane entro i loro confini. All'intensificarsi della campagna militare israeliana, i sindacati palestinesi invitano le proprie controparti internazionali e tutte le persone di coscienza a mettere fine a tutte le forme di complicità con i crimini di Israele, nello specifico e con urgenza fermando il commercio di armi con Israele, così come tutti i trasferimenti diretti ad Israele, economici e di ricerca militare. È il momento di passare all'azione, ora. Le vite palestinesi sono appese ad un filo di conseguenza. Solo un massimo aumento della solidarietà globale con il popolo della Palestina può prevenire questa imminente e pressante situazione di genocida, mettendo freni alla macchina da guerra israeliana. Abbiamo bisogno che passate immediatamente all'azione, ovunque voi siate nel mondo, per prevenire che si armi lo Stato di Israele e le compagnie coinvolte nella logistica dell'assedio. Prendiamo ispirazione dalle precedenti campagne dei sindacati italiani, sudafricani e statunitensi e da simili mobilitazioni internazionali contro l'invasione italiana dell'Etiopia negli anni 30, contro la dittatura fascista in Cile degli anni 70 e da tutti gli altri casi dove la solidarietà globale ha messo i bastoni tra le ruote alla brutalità coloniale. Chiediamo ai sindacati, nelle industrie coinvolte, di rifiutarsi di costruire armi destinate ad Israele, di rifiutarsi di trasportare armi ad Israele, di passare mozioni e risoluzioni al proprio interno volte a questi obiettivi, di agire contro le aziende complicitamente coinvolte nell'implementare il brutale ed illegale assedio messo in atto da Israele, in particolare se hanno contratti con la vostra istituzione. Di mettere pressione sui governi per fermare tutti i commerci militari e di armi con Israele e nel caso degli Stati Uniti per interrompere il proprio sostegno economico diretto. Lanciamo questo appello anche perché vediamo tentativi per impedire e silenziare tutte le forme di solidarietà col popolo palestinese. Vi chiediamo di non restare in silenzio e prendere provvedimenti di fronte all'ingiustizia come sindacati storicamente hanno fatto altre volte. Facciamo questa chiamata nella convinzione che la lotta per la giustizia e la liberazione del popolo palestinese non è soltanto una lotta rilevante a livello regionale e globale, è un grimaldello, un'apertura ove incuniarsi per la liberazione di tutte le popolazioni oppresse e sfruttate nel mondo. Questo comunicato ci è arrivato a Milano per primi, l'abbiamo tradotto e diffuso a tutti quanti ed è firmato da un numero altissimo di sindacati palestinesi. Credo che con questo ho chiuso.